Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Sleepy Girl Gamer. Oggi volevo iniziare a fare con voi qualche gameplay su The Sims per cellulare. Allora, io direi che voglio fare un maschio, perché sono sempre più divertenti e hanno i vestiti più carini. Forse sarà per il mio modo di vestirmi, non lo so. Allora, nome. Lo chiamiamo Slimmy, giustamente. Poi, cognome. Slimmy Jones. Ok, vabbè, diciamo che possa andare. Il nostro Sims è pronto. Vuoi iniziare una partita con il Sim? Certo. The Sims Free Play, tra l'altro questo qui è free, quindi le cose free ci piacciono. I tuoi Sim hanno sentito la tua mancanza. Sono un po' depressi. Ecco 2000 Simoleon, che sono i soldini dei Sims, e un PV per... Ok, compra un gabinetto. Innanzitutto, il viaggio per arrivare in città è stato lungo e senza soste per fare pipì. E la tragedia è che il costruttore di questa casa ha dimenticato il gabinetto. Ecco, sei un po' uno stronzo. Per fortuna è possibile acquistarne uno al negozio di casa. Vedi quel pulsante evidenziato nella parte inferiore dello schermo? Toccalo per entrare nel negozio della casa e comprare un gabinetto. Ok, questo. Compriamo un bagno, un gabinetto. Compriamo il primo gabinetto che è gratis e lo mettiamo. Allora possiamo ruotare. Ok, lo mettiamo qui accanto. No, dove lo mettiamo? Mettiamo qua la ruota. Ok, missione completata. Compro un gabinetto. Perfetto. Ora che hai posizionato il gabinetto, è ora di vedere se funziona. Tocca il gabinetto e farlo usare al tuo sim. Ok. Il gabinetto. Vai al gabinetto, 7 secondi per fare il P, bravo, abbastanza veloce. Si siede, non lo fa in piedi. Ok, lui si siede per fare. Ok, nuovo livello. Casa, una casa sboccata, una macchina del caffè, un letto per dormire e un guardaroba. Abbiamo sbloccato tutte queste cose qua. Perfetto, tocchiamo per continuare. Tutti sì, ma hanno sei bisogni primari: fame, vescica, energia, igiene, socialità e divertimento, come tutti i Sims. I Sim infelici guadagnano una quantità normale di PE. I Sim ispirati guadagnano una valanga di PE. Tocca ai mobili, i cani e gli altri Sim per soddisfare i suoi bisogni. I cani? Ok. Missione completata. Abbiamo fatto la prima. Lavati le mani in un lavabo. Fiù, il tuo sim si sente molto meglio adesso che ha fatto la pipì, ma ora ha le mani sporche. Lava le mani del tuo sim in un lavabo. Lavati le mani. Ok, intanto abbiamo raggiunto il secondo livello e siamo già molto felici. Ok, ci siamo lavati le mani, andiamo avanti. Allora, mani pulite e casa pulita. E parlando di casa, questa è confortevole ma un po' piccola. È il tempo di rinnovare, andiamo nel negozio di stanze. Qui stanze e che dobbiamo fare? Aggiungere per costruire una stanza, trascina i muri evidenziati per dimensionare le stanze e facciamola così. Ok, espandi una stanza. Abbiamo espanso la stanza. Tanto ci ha dato 300 sim leon. Sim, come mi ricordo come si dicono? 300 soldi. Ora il tuo sim può sganchirsi le gambe. È il momento di dare a questa casa un nuovo look. Prendi i pavimenti. Per costruire una stanza, tocca e trascina sull'erba oppure. Ok, pavimento. Ah, che devo fare?
devo uscire di qui. Ok, andiamo ai pavimenti. Prendiamo quello gratis, che per ora facciamo le cose gratis, e lo mettiamo qui. Ok. Abbiamo aggiunto il pavimento, ci ha dato anche dei soldi, cioè noi aggiungiamo velocità dei soldi. Spendendo, chi più spende più guadagna. Molto meglio, ora comprate la stanza con tre carte da parati. Ok. Torniamo indietro. Andiamo qui. E anche qui mettiamo la carta da parati gratis. Sì. E siamo arrivati a livello 3. Avanti. Abbiamo ricevuto un premio. Questa casa diventa ogni minuto più bella, o meglio, lo farebbe se qui dentro non fosse così buio. Un po' di luce aiuterebbe il suo Simo a orientarsi. Torniamo indietro, andiamo a comprare la luce, l'illuminazione, anche qui compriamo la lampadina gratis, perché all'inizio è sempre meglio fare le cose gratis. E la mettiamo qua. Qua mi sembra giusto. Abbiamo comprato una lampada. Quella lampada è ottima, ma c'è qualcosa di strano nel key della stanza. Tocca il pulsante negozio della casa, poi tocca oggetto per selezionare il mobile alla posizione migliore. Ok. E dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Qui. Dai. Ok. Abbiamo mosso l'oggetto. La casa ha un aspetto splendido, talmente splendido che il tuo Sim ora dubita che il suo look personale sia all'altezza. Saranno i capelli o quegli abiti? Meglio controllare per essere sicuri. Andiamo nel negozio di abiti. Dov'è il negozio di abiti? Ah no, andiamo ai guardaroba. Esamina gli abiti. Che dobbiamo fare? Ah, cambiarci l'abito? Io mi compro un altro paio di pantaloni, sto giro me li compro neri. Vai. Sì. Andiamo avanti. Oh, esamina gli abiti. Ok. Splendido, ora che il tuo Sim e la casa hanno proprio un bel aspetto, lavora un po' al giardino. Andiamo al giardino. Piantiamo un simpatico. Dove lo possiamo mettere? Mettiamo qua. Vai. Abbiamo comprato un orto. Molto bene. Ora, perché non ti dedichi al giardinaggio? Tocca il tuo nuovo orto e seleziona peperone. Dai, ma è peperone. Andiamoci più vicino. Peperone. Io il mio Sim lo vedo un po' stanco. C'ha quella barretta sopra che non è. Felice. Quanto ci vuole a fare questa? Ok, ci vuole poco, dai. Aspettiamo che lo abbia fatto. Intanto guardiamo questa casetta, guardate com'è carina, eh? Io ho pigiato quel bottone lì perché mi ricordava che funziona, che funziona aveva. Questa è la nostra casa, cavoli, com'è quadrata. Ok. È una casa molto quadrata. Peperoni, peperoni everywhere. Raccogliamo i peperoni e ci dai i soldi. Sì. Oh, siamo arrivati a livello 4. Coltiviamo i peperoni. Abbiamo coltivato. Ottimo lavoro, Giardi Mangio. È un modo efficace di guadagnare Simoleo. Posta, c'è posta per noi. Allora, Simoleo ricevuti. Ok, otteniamoli. Va bene. Come facciamo? Ah, usciamo così. Richiede il tuo premio quotidiano. Tutti i giorni ci dà un tot di soldi. Speriamo che aumenti. Ehi, è una lettera. Dice che ogni edificio della sua città guadagna reddito OPE, inclusa casa del tuo Sim. Tocca la mappa cittadina sullo schermo, poi tocca la casa per accorgere ciò che ti spetta. Tocchiamo la mappa cittadina. Ok, 100 e 100 XP. Guarda quanto è grande questo posto. Guarda quanto è grande questo posto. Se il tuo Sim vuole farcela a mantenerla, avrà bisogno di un lavoro. Vai alla mappa cittadina e costruisci la stazione antincendio. Non dimenticarti di terminare la costruzione velocemente, questa volta è gratis. Allora andiamo qua. Costruiamo.
ci clicchiamo sopra. Ok, gratuitamente ce la costruisce veloce. Lavorare in città è uno dei modi migliori per guadagnare Simoleon. Fai in modo che il tuo sim si trovi un lavoro. Apri il pannello carriere e scegli un lavoro per il tuo sim toccandolo con la valigetta. Qui siamo senza lavoro. Accettiamo il lavoro di vigile. Come si fa presto a trovare lavori su questi giochi? In Italia ci vuole una vita e qui invece si fa prestissimo. Hai sentito? Qualcuno si sta trasferendo nella casa accanto. Vai nella mappa cittadina e tocca l'icona aggiungi casa per aggiungere un nuovo sim. Poi tocca l'icona dei punti dello stile di vita per terminare istantaneamente la costruzione della casa gratis. Ok. Aggiungiamo un nuovo sim. Possiamo fare un altro sim. Ok, adesso facciamo la signorina. Allora, sesso femminile, chiamiamo come la mia fidanzata Jess. Magari con la G maiuscola, la J maiuscola. Jess. Jess Red. La fantasia domina. Ok, poi li mettiamo. Capelli. Così sono corti, però no, sono raccolti. Vediamo un po'. I capelli brutti. Pelata? No. Allora, facciamo. A me piacevano questi qua. Questi, dai. O bionda, facciamo la bionda. No, facciamo la bionda. Ok, i capelli li abbiamo fatti. Poi rifacciamo la testa. Così, vedete che bella signorina. Poi le mettiamo sopra. Vabbè, un vestitino non c'è. C'è solo maglia. La facciamo. Così, molto. No, troppo seria. Così, questa mi piace. Questo colorino qua. Ok. Poi pantaloni, perché è una gonna, no? Ma questa è una gonna. Ma anche pantaloni così non sarebbe mica male. Così, bellini. Ma questo è un troppo a zampa. Ma questo è un 15. Questo è un sempre a zampa. Vabbè, allora che è questa storia della zampa delle fatte? Questi mi piacciono. Sì, vai, giudicati. Le scarpe. Io le farei molto. Molto easy. Tipo. Scarpette, no, così no. No, così che Ranger Walker, Texas Ranger. Allora li mettiamo quelle che le avevo messo prima. Queste qua, vedere se c'è un po' di sacchetto. Dai, vabbè, non è che sia vestito un granché. Ok, sì. Just Red va in città come Caterina va in città. Ci ha dato un premio, tocchiamo per continuare. Trasferirsi in città ha risucchiato l'energia del tuo sim. Tirali su il morale con un bel tortino. I tuoi sim ispirano subito. I tortini ispirano subito il sim. Ok, e diamone un tortino. Gli abbiamo dato sto tortino. Ok, tocchiamo qui. Il tortino. Ah, ho sbagliato a pigiare. Ok. Ispirazione. Ispira un sim con un tortino. Ok. I tuoi sim non arriveranno al lavoro in tempo se non sanno a che ora è. Per fortuna la gente della stazione antincendio ha lasciato un regalo di inaugurazione. Un orologio ad amuro moderno. Entra nel negozio della casa, seleziona l'icona, inventario e metti l'orologio da muro moderno a qualche parte nella casa del tuo sim. Ok, dove lo mettiamo? Qui, giù di casa. Urrà, è arrivato il momento di far incontrare i tuoi due nuovi vicini. Vedi quel pulsante illuminato sullo schermo? Toccalo per aprire o cerca sim. Ok. Oh.
Tocca l'icona del fischietto accanto al nome del tuo sim nel cerca sim per farlo venire nella tua zona attuale. Forse chiamano e al rapporto usando il fischietto. Eccolo! Questo è un diamante. Il diamante ti mostra il sim, che è il sim attualmente selezionato. Ok. Selezionare il sim giusto per il lavoro giusto è essenziale per la vita di un sim felice. Tocca il sim senza diamante verde sopra la testa, poi tocca il pulsante modifica selezione a destra del suo nome. Ok, allora probabilmente questo qui per fare lo switch fra un sim e un altro. La prima impressione è importante, quindi fai conoscere queste due in fretta prima che la situazione diventi imbarazzante. Tocca il tuo sim e scegli interazione, sii divertente per iniziare a fare conversazione. Ok, bla bla bla, fammeli vedere da vicino. Eccoli. È stato divertente. Saltellano. I ragazzi sono attualmente senza il... Un po' le impostazioni, che magari dirò un po'. Adesso sono le impostazioni qui. Allora, la musica la mettiamo a zero e lasciamo gli effetti sonori. Aspettate, eh? Mentre che loro fanno i cavolacci loro, noi mettiamo un po' di effetti sonori che fanno sempre molto ridere. No, senza effetti sonori. La musica non la metto perché non si sa mai per il copyright. Allora, cos'è? Innanzitutto prendiamo soldi. Ma che c'è? Allora, costruiamo. Sì. Costruiamo. Ok, adesso praticamente una mansione attiva. Costruisci il parco. Adesso aspettiamo che il parco si costruisca. E intanto, nel mentre che si costruisce il parco, io vi saluto. E spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Io continuerò a portarvi The Sims perché mi fa molto ridere e giocheremo insieme. Un saluto da Slimmy.